Energia. Che bella parola. L'amore accende energia. L'amicizia accende energia. Il lavoro accende energia. Il pensiero dell'avvenire accende energia. Lo sport accende energia. Antenore. Più energia per il futuro. Simone Francescone, eccoci a Caffè Sport, l'essenza dello sport vero. Eccoci ancora una volta a una puntata in ambito coronavirus, essenza dello sport vero, nel senso che noi vogliamo trasmettere un messaggio positivo della nostra trasmissione. Eccoci qua a parlare di sport. Abbiamo subito dei collegamenti molto importanti, parleremo di tante cose, puntata ricchissima. Vediamo in primis gli ospiti. Direi di partire in primis con Stefano Edel, editorialista del Mattino di Padova. Ben trovato Stefano. Buonasera a te, buonasera ai telespettatori e ai tuoi ospiti. Abbiamo anche il vicepresidente di Virtus Basket Padova che oggi festeggia un grande appuntamento, Nicola Bernardi. Ben trovato Nicola. Buonasera a tutti. Piacere. E abbiamo anche il responsabile della medicina dello sport dell'USL 6 Euganea, il dottor Maurizio Schiavon. Ben trovato, dottore. Buonasera a tutti. Poi avremo altri due ospiti, più tardi avremo anche il coach di Moco Volley Conegliano, squadra sempre molto ambiziosa nonostante il coronavirus. Stiamo parlando di Daniele Santarelli e poi in chiusura di trasmissione avremo anche un collegamento con Beppi Ruzzon, Giuseppe Ruzzon, il responsabile, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Veneto. Vediamo anche i titoli di questa puntata, prego regia, ribadisco, puntata molto ricca. Il calcio sta per tornare, ne parleremo proprio con questi ospiti in primis, parleremo anche del protocollo che frettolosamente, in maniera molto frettolosa, ieri la Lega ha inviato alla Federazione Italiana Gioco Calcio, poi ovviamente l'ultima parola spetterà al governo. Anche l'Eurobasket si arrende, ne parleremo con Nicola Bernardi, perché è ufficiale, Eurocup e Eurolega chiudono i battenti, di conseguenza Virtus Bologna e Venezia manterranno il loro posto in Europa, ma soltanto l'anno prossimo. La Virtus Padova ricorda lo storico ritorno in Serie B dopo 20 anni. Correva il 25 maggio di 5 anni fa e ne parleremo proprio con Nicola Bernardi. I Moco Volley ancora più forte, l'ho anticipato prima, i dilettanti del calcio si interrogano sul futuro. Cominciamo quindi subito con ricordare, però abbiamo qualche problema tecnico, mi dicono in questo momento dalla regia, vediamo se la regia riesce a ripristinare quanto prima il contatto. 4Pen riapre i negozi e mette in saldo tutta la collezione con lo sconto del 20%. Vieni a trovarci e sostieni il Made in Italy. 4Pen ti aspetta in negozio. Esigenze di natura commerciale, ovviamente dovevamo lanciare anche un altro sponsor. Grazie comunque regia per avercelo ricordato. Dicevamo, partiamo purtroppo con un weekend che è stato caratterizzato, funestato da alcuni lutti sul piano giornalistico, sul piano sportivo. Infatti è scomparso in primis Claudio Ferretti, l'ultimo degli eroi storici del tutto il calcio minuto per minuto, persona di grande spessore culturale. È mancato il tecnico gentiluomo Gigi Simoni, allenatore dell'Inter del fenomeno Ronaldo, e poi ultimo è mancato anche il 99enne, quasi centenario, presidente del Calcio Padova, il commendator Puggina, Marino Puggina, che lo ricordo portò il Padova in
Serie A. Prima di sentire una considerazione riguardo di Stefano Edel, direi di vedere in primis un video che riguarda Gigi Simoni, il cosiddetto tecnico gentiluomo. Prego regia. Vediamo se è pronto il video. Sono stato troppo bene, ho troppi amici, quindi direi che è una cosa che potevo fare solo per Cremona. Abbiamo qualche problema tecnico stasera, non siamo partiti nel migliore dei modi. Nell'attesa che la regia ripristini il tutto, chiedo a Stefano Edel di fare una considerazione su questi tre personaggi, sicuramente di grande spessore, che sono mancati. Ricordiamo Claudio Ferretti, ricordiamo Gigi Simoni e anche, ovviamente, Marino Puggina. Prego, Edel. Ma Claudio Ferretti è stato praticamente un compagno del mio tutto il calcio minuto per minuto fin da ragazzo. E poi comunque un grande esperto anche di ciclismo, una persona che sapeva rendere benissimo l'evento radiofonico, sapeva raccontare, perché la radio, a differenza la carta stampata, dei siti, di tutto quello che vogliamo, la radio è ancora, come dire, il racconto puro e crudo dell'evento, del fatto, che porta nelle case e che fa immaginare chi ascolta che cosa possa succedere. E quindi, secondo me, insieme a Totti, a Mary, a tutta quella categoria di radiocronisti, compresi anche però i telecronisti, penso a Beppe Viola, personaggi insomma, che hanno segnato a Fraiese, che hanno segnato Tito Stagno, lo stesso che aveva cominciato con lo Sport, quindi insomma grandi, grandi giornalisti, grande cronista. Gigi Simoni l'ha detto, lo ha sintetizzato benissimo questo filmato, l'allenatore gentiluomo. Io sono di fede juventina, però non posso non ricordare quanto fosse giustamente arrabbiato e si sentisse scippato da quel mancato rigore per fallo di Giuliano su Ronaldo a Torino, quando l'arbitro, che mi pare fosse Ceccarini, non fischiò un penalty che vide tutto il mondo, non solo l'Italia, ma tutto il mondo. E quindi lui si sentì defraudato di un risultato che avrebbe poi dovuto consegnare, come ha detto anche Moratti in questi giorni, uno scudetto che si era ampiamente meritato con la sua squadra. Comunque un signore, quei pochi allenatori gentiluomini che si sono conosciuti, ti posso citare un altro signore simile a lui, è Osvaldo Bagnoli, che vinse lo scudetto, l'ultimo scudetto con una provinciale come il Verona, non perché io sia veronese, ma un grandissimo signore, una persona straordinaria. No, Stefano, scusa se ti interrompo, prima di sentire le tue considerazioni su Puggina, il presidentissimo del Calcio Padova, poi chiederemo un parere anche a Nicola Bernardi, perché Puggina è stato sponsor anche della Virtus Basket. Facciamo un plauso alla regia che è riuscita a recuperare il video di Gigi Simoni. Prego regia. Sono stato troppo bene, ho troppi amici, quindi direi che è una cosa che potevo fare solo per Cremona. Sportiva Cremonese che ci ha fornito questo bellissimo video. Tornando al presidentissimo Marino Puggina, Stefano, domani alle 11 a Santa Giustina ci saranno le esequie di questo grandissimo personaggio del calcio padovano, Padova che ha riassaporato il gusto della Serie A soltanto grazie a questo grande presidente. È mancato proprio al momento in cui avrebbe tagliato il traguardo, come suol dirsi, da buon ciclista, era un passo proprio per tagliare il traguardo, il filo dei 100 anni. Sarebbe stato un grandissimo
evento per lui, anche se non stava bene ultimamente. So che aveva diversi problemi, viveva da Rubano nella sua villa dietro lì all'Hotel Abulesca, praticamente sempre seguito costantemente nei suoi spostamenti, perché ormai anche faticava, aveva problemi anche di ambulazione e via dicendo. Però un grande personaggio Marino Pugina. Credo, nella mia carriera, io ho 40 anni di giornalismo padovano, credo che sia il presidente che ho amato professionalmente di più, perché era così, ecco, come lo vedo in queste foto, proprio una persona sempre sorridente, gioviale, una persona schiva, modesta, che non amava mai entrare nelle lite. Credo che ci avrò litigato una sola volta, io sono cazzoso purtroppo, e quindi ci ho litigato una sola volta. Veramente, e lui mi disse fuori da qui, mi mandò fuori dalla sede di via Carducci del Padova, ma aveva ragione, perché non so per che cosa, ma l'avevo fatto imbestialire. Poi lo ricordammo tante volte questo episodio e lui mi disse mi avevi fatto girare proprio le puntini puntini. Un personaggio che ha dato tanto a Padova e secondo me a Padova gli dovrà eterna riconoscenza, non solo per quel traguardo straordinario che fu la promozione in A nel 1994, 26 anni fa. Pensate che la Serie A Padova, dopo un anno vinto lo spareggio di Firenze, l'anno dopo retrocessione. Il Padova andò giù nel 96. Credo che, dunque, sono 24 anni che la A manca a Padova. Io credo che sia un'altra di quelle eterne storie che purtroppo, come dire, in questa realtà continueremo a, tra virgolette, sopportare. Perché Pugina portò i biancoscudati in A dopo 32 anni di attesa. Oggi siamo a 24. E non lo so se questa società, questa nuova, riuscirà a ripetere quell'impresa. Io so solo che quello fu un gruppo straordinario. Ho in mente tutto di Cremona, di quella giornata caldissima, di quel mercoledì pomeriggio caldissimo, che era il 15 giugno, due giorni dopo Sant'Antonio, e di un presidente che, quando scesi dopo aver scritto il pezzo per l'edizione straordinaria del giornale, perché a Cremona la tribuna dei giornalisti è sopra quella d'onore, trovai ancora lì in piedi, che guardava i suoi ragazzi trionfare, 10-12 mila tifosi che c'erano al seguito, annichilito, commosso, non trovava più gli occhiali, non so dove gli fossero caduti, ma non li ha mai più trovati, per cui non ci vedeva, vedeva delle cose che magari, però una persona straordinaria. Mi ricordo che mi diede, ci demmo la mano e gli dissi presidente lei è un grande, e lui era, non sapeva più cosa dire, una straordinaria persona, e mi auguro che Padova, ma ne sono certo, gli tributerà qualcosa o gli intitolerà una via o una piazza o qualcos'altro. Ma certo, lasciatemelo dire, una grande perdita per questa città. Nicola Bernardi, Marino Pugina ha segnato anche la storia di Virtus Basket Padova, è stato sponsor della squadra di pallacanestro padovana. Come lo ricordi? Ma io ero giovane a quei tempi, però il marchio, stiamo parlando della metà degli anni Ottanta, noi eravamo a Sarmeola perché nell'86 ci siamo uniti con la Virtus e siamo diventati Virtus, e il marchio di Intespar ci accompagnò nel passaggio, cioè prima a Sarmeola, per questioni territoriali, e poi tra i nostri dirigenti c'era Beppi Morellato, che era un suo uomo fidato, e grazie a loro, diciamo, che hanno dato la spinta alla società per poter appunto entrare nella Virtus e poi con il suo appoggio continuare la crescita. Io il calcio lo seguo veramente da spettatore lontano, e credo però che sicuramente per noi il marchio Intespar e la decisione di Pugina nel volerci seguire ci ha dato una tranquillità e la possibilità di fare una programmazione. Mi pare di dire, adesso Stefano Edel sicuramente ne sa mille volte più di me, ma anche il Padova, ricordavo che prima che entrasse Pugina probabilmente soffriva di continuità, ecco, per cui lo ricordo molto non appassionato, perché le partite lui non le seguiva,
però si teneva sempre informato, voleva sapere e ci teneva che anche la nostra squadra facesse bene. Fra l'altro la sede di Mestrino, che è la sede anche attuale della Despar, era la sede dove facevamo venivano fatte le cene della società, le feste, per cui c'era proprio una partecipazione allargata e lui era sicuramente il boss, che non con il fare da boss, ma diciamo quella persona che coordinava tutta l'impegno di Despar anche nello sport. Ecco, stanno arrivando già alcuni messaggi, parleremo tra poco del protocollo con il dottor Schiavon. Dottore, però esprima anche una sua considerazione su questa grande figura dello sport padovano, a questo punto, che è stato Marino Puggina. Sicuramente è stata una colonna portante. Il calcio padovano sicuramente anche si aspettava di ritornare dopo parecchi anni in Serie A. Se pensiamo ai tempi storici in cui ha navigato per tempo, insomma, in Serie A, e dopo essere sospeso, è stato sicuramente anche una spinta per lo sport, diciamo così, non di Serie A, ma per i dilettanti, e non solo, appunto, come si diceva, per il calcio. Quindi una crescita che ha portato l'attività fisica, l'attività sportiva, l'esercizio un po' ai vertici anche dal punto di vista della pubblicità. E io credo che è stato un periodo in cui anche i giovani, attratti dalle figure dei vertici, eccetera, si sono attivati e hanno aumentato anche il tipo di attività, lo sport, l'esercizio, che appunto dal punto di vista medico noi è quello che consigliamo. Bene, dopo aver ricordato queste figure importanti che sono mancate in questo weekend, Claudio Ferretti, Gigi Simoni e Marino Puggina, ricordo ancora domani i funerali di Puggina a Santa Giustina dalle 11. Passiamo adesso al protocollo, visto che ieri, prima ho detto in maniera frettolosa perché effettivamente la Lega doveva girare il protocollo entro oggi pomeriggio, invece ha anticipato i tempi. La Lega ha girato alla Federazione le linee guida per la ripresa del campionato e la Federcalcio a sua volta girerà il dossier al ministro dello sport Spadafora. Spadafora ha detto chiaramente che la ripresa sarà il 13 o il 20 giugno, stiamo parlando ovviamente della Serie A. E altra notizia interessante, il ministro dello sport sta facendo di tutto per garantire diretta gol in chiaro, come in Germania, per evitare assembramenti nei luoghi pubblici. Prima di parlare del protocollo nella fattispecie, ricordo anche questi appuntamenti decisivi per la Serie A in questa settimana molto impegnativa. Domani, martedì 26, Consiglio di Lega. Mercoledì 27, Commissione Diritti TV della Lega. Giovedì 28, il clou con l'incontro tra i vertici del calcio italiano e il governo. Stefano Edel, un tuo commento relativamente a questa Lega che a quanto pare non vede l'ora di ricominciare. Beh, intanto l'ultimo aggiornamento dice che praticamente le date della ripartenza della Serie A, se non succedono cataclismi, dovrebbero essere il 13 e il 20. Il 13 con i recuperi, sono 4 partite, il 20 con il ritorno praticamente al programma delle giornate, dell'ultima giornata lasciata in sospeso. Se non sbaglio mancano 10 giornate alla Serie A per chiudere più questo recupero, questi 4 recuperi per completare il programma. Io dico che questo protocollo, sì, per carità, bisogna pure farlo, bisognava pure rivederlo, però insomma mi fa molto sorridere. Ho qui sotto mano tutti i vari punti, io ne cito solo uno che poi ci riguarda, perché magari tra le 300 persone, che, compresi i giocatori che sono ammessi alle partite, ecco, ci sono il famoso questionario, sì.
se dei controlli anche per l'accesso allo stadio, per tutte le categorie, per tutte le persone, quindi anche per noi giornalisti. Al massimo 300 persone a match, giusto? Ogni partita potrà avere al massimo 300 persone coinvolte. Esatto, compresi i giocatori e tutto lo staff. E gli addetti ai lavori, tra cui i giornalisti, certo. Esatto. Non so, ci misurano la temperatura e va bene, fuori dallo stadio. Ti fanno... cercano di capire con il saturimetro come sei messo a ossigeno nel sangue. È una roba che non, so, non me l'hanno mai fatta neanche da quando ho 64 anni, non so quante volte mi abbiano misurato l'ossigeno nel sangue. Ti chiedono di compilare un modulo ogni partita di autocertificazione, che ha una sorta di autocertificazione come quelle che prima ci venivano richieste per girare quando c'era il lockdown. E in questo modulo devi spiegare che non hai mai avuto nessun tipo di sintomo legato al Covid. Se io non lo so, se io fossi un asintomatico, lo dico anche a Maurizio che è persona che conosco molto bene, ma se io fossi un asintomatico come faccio a scrivere ed autocertificare che non ho mai avuto la possibilità, non ho mai avuto segnali o non sono mai stato colpito dal Covid-19? Non lo so, io mi chiedo e chiedo. Certe cose se le inventano sulla Luna, perché voglio dire, diventa tutto problematico. Ma guarda, ma lasciando perdere noi diciamo del spettatore, e poi ho finito e mi fermo qui perché il resto lo lascio giustamente al medico e al dirigente che possono anche spiegare meglio le difficoltà che ci sono per ottemperare a tutto. Ma mi chiedo, le squadre che arrivano allo stadio devono arrivare su due pullman? Ogni squadra ha due pullman per rispettare il distanziamento fisico. E quando vanno in trasferta cosa fanno? Una carovana? Non lo so. Cioè, dopodiché gli arbitri devono arrivare allo stadio con i mezzi privati, quindi non possono prendere neanche un taxi, con i loro mezzi privati. Addirittura i pasti per gli arbitri, che non ho capito perché gli arbitri mangiano in albergo, quindi vengono già, come dire... hanno già la pancia comunque piena, si fa per dire chiaramente, ma i pasti devono essere tutti sigillati. Che cosa c'hanno? Viva Dio, avranno le confezioni di frutta che vengono messe, le bibite dicendo, a disposizione. Cioè, gli spogliatoi si deve andare dentro in maniera distanziati gli uni dall'altro. Ma se è tutto sanificato prima, che sono stati fatti i controlli, i test sierologici e diciamo tutti gli accertamenti per verificare che i tamponi, per verificare che i giocatori, staff e via dicendo non abbiano nulla, si presume che quando vanno in campo siano tutti sani, testati e giudicati idonei a giocare. Non si può fare una foto di squadra, però è concepito che a calcio si possa fare il tackle o mettersi in 18 dentro un'area di rigore su un calcio d'angolo. Ma ragazzi, ma questo non è più calcio, è stravolgere tutto quello che era una passione. Per quello che io dico... Ecco, abbiamo questa vignetta molto simpatica. Ho finito, Simone, ma per quello che io dico che avrei aspettato. C'era tutta questa fretta? Avrei aspettato che lo virus comunque diminuisse, non dico a zero, ma quasi, e a quel punto, visto che la settimana prossima in Veneto non possiamo toglierci le mascherine perché non siamo più obbligati, probabilmente non saremo più obbligati tranne che nei luoghi... chiusi a portare le mascherine, cominceremo a togliere certe limitazioni, e anche nel calcio si dovrebbero togliere certe limitazioni, ma a fine di giugno, giocare magari a luglio, agosto, per chiudere, e poi lascio la parola a Nicola e a Maurizio, cioè con la storia degli orari delle partite. Ma vi sembra serio giocare alle 4:30 a luglio o ad agosto del pomeriggio? Con giocatori come oggi Ibrahimovic si è già rotto ancora prima di cominciare, e si è rotto probabilmente definitivamente perché non si sa neanche più se tornerà a calciare un pallone. Allora, voglio dire, vi sembra serio giocare 4:30, 6, 9, perché bisogna coprire il massimo di un arco di 8-9 ore. Allora, adesso prima di girare la parola al dottor Schiavone, allora io volevo ringraziare chi sta mandando i messaggi. Un messaggio molto interessante è quello che ricorda, oltre alla figura di Claudio Ferretti, anche quella di Franco Lauro, altro grande giornalista della RAI che è scomparso recentemente. Poi stanno arrivando dei messaggi anche su Puggina. Per esempio, Stefano, se riesci a essere telegrafico, qualcuno ti chiede
come mai a Padova non ci sono stati più presidenti di questo tipo, però se riesci a essere molto telegrafico. Ti rispondo, guarda, in 10 secondi, perché non c'è più il calcio di che c'era allora. Ecco, bene. Io lo rimpiango quella squadra, quel gruppo, quella filosofia. Oggi non c'è più nulla di tutto questo. Il calcio è malato ed è, secondo me, sulla via del non ritorno. Ecco, prima di cedere la parola al dottor Schiavon, da ricordare che in Spagna si ricomincerà la Liga l'8 di giugno e ci saranno partite anche alle ore 23. Ecco, giustamente ricordava Stefano Edel che Ibrahimovic a quanto pare ha terminato anzitempo la propria carriera, anche se è durata parecchio, ricordiamo che ha 38 anni, quasi 39. Ecco, dottore, questi giocatori sono rimasti ai margini dell'attività agonistica e atletica per molto tempo. Non è facile, dopo magari sessioni di allenamento di 3-4 settimane, riprendere a pieno regime. Lei che ne pensa? Esatto, questa è una delle prime osservazioni logiche che d'altra parte ha fatto anche la Federazione Medico Sportiva Italiana, cioè chi ha avuto un qualche cosa, anche non sintomi, si parla esclusivamente di essere rimasto fermo. Cioè, per farvi un esempio, qui siamo stati fermi 3 mesi quasi. Immaginatevi un soggetto che venga ingessato a un braccio per 15 giorni e poi andate a vedere nel momento in cui viene tolto il gesso cos'ha di muscolare questo atleta. Allora, come siamo rimasti fermi, che anche la ripresa. Ad esempio, la federazione stessa consiglia che dopo, quando uno comincia la ripresa, almeno un 15 giorni di allenamento deve essere fatto in maniera scientifica e lenta. Io adesso mi preoccupo, al di là dei protocolli, eccetera, di cosa potrà succedere in questi soggetti che hanno già cominciato per la parte, diciamo così, individuale, ma nel momento in cui saranno buttati, diciamo così, nell'ambito delle partite e ne faranno, parlano anche di 3 competizioni alla settimana, come faranno a restare sani e non avere degli infortuni? E questo in soggetti perfettamente sani. Però io vorrei anche ricordare, facendo un passo indietro, che quello a cui siamo stati esposti, questo Covid-19, non è un'influenzetta come al solito, e non sappiamo ancora, adesso si è cominciato, diciamo, a censire per vedere non solo i morti, che quelli ovviamente li sappiamo, non solo gli infettati o i ricoverati, ma tutti quelli che hanno avuto un qualcosa e che fortunatamente sono anche guariti, perché dal punto di vista medico si dice una cosa del genere, perché si tratta di una malattia, una sindrome che colpisce un po' tutto. Noi sappiamo che colpisce di più l'apparato respiratorio, ma sappiamo già per certo che può colpire il cuore, può colpire con delle pericarditi, con delle miocarditi, con dei residui anche a livello della cellula muscolare del cuore, ma poi abbiamo anche problemi vascolari e quindi anche trombosi, micotrombosi, ma abbiamo problemi epatici, è colpito un po' tutto. E questo cosa significa? Significa che dobbiamo essere molto accorti, perché anche nei soggetti pauci sintomatici e che quindi magari è sfuggito, questi possono avere un qualcosa. Ecco, mi ricollego quando diceva Stefano del famoso questionario anamnestico. Perché? Perché noi, seguendo le indicazioni della federazione, seguendo le indicazioni della Regione Veneto, proprio per la ripresa delle attività sportive, soprattutto anche dilettantistiche, cioè le visite mediche che noi facciamo nei nostri centri, uno dei punti cardine è il triage COVID-oriented e fatto addirittura, se si può, per via telefonica. Cioè quelli che accedono da noi
in questo momento sono quelli che non hanno avuto mai nessun tipo di sintomo, almeno nei 21 giorni precedenti, quindi sono 3 settimane, con una serie di sintomi anche banali, se vogliamo dire. Pensate per esempio al fatto di non sentire gli odori o aver avuto per qualche giorno che non si sentivano si sentiva il gusto, non si apprezzava quello che si mangiava. Questi sono tutti indici che devono far sospettare un qualcosa e ovviamente bisogna fare un qualche cosa che rivaluti la situazione anche dal punto di vista medico. Un altro aspetto medico importante è che ha dichiarato sia la Federazione Medico Sportiva ma anche il Ministero dello Sport, attenzione perché i soggetti che hanno un certificato medico agonistico o professionistico in corso, non è che se non hanno potuto fare la visita viene prorogato come fosse una specie di patente prorogata o le tasse prorogate. La salute è quella che deve venire per prima, quindi assolutamente nel momento in cui il soggetto ha un certificato scaduto non può fare attività sportiva. Infine arriviamo a quello che bisognerebbe fare per quelli che anche di serie A, anche i professionisti, hanno avuto un qualcosa. Allora, noi da cosa dobbiamo partire? Dobbiamo partire dal rischio. Allora, tutti ormai sappiamo, perché ce lo dicono in ogni trasmissione televisiva, dobbiamo essere accorti, stare distanziati, si parla di un metro e mezzo. Per lo sportivo, si dice subito all'inizio, almeno 2 metri, ma restando fermi. Perché se uno comincia a camminare, per esempio, attenzione perché nel momento in cui già si cammina, le problematiche sono diverse. Perché? Perché questo droplet, che ormai abbiamo cominciato a capire, non sta fermo e si sposta solo tra il soggetto e l'altro, ma viene veicolato dal vento. E quindi, per esempio, se io sto già solo camminando, penso a chi cammina sull'argine, tanto per contestualizzare qui a Padova, io sono davanti e quello che mi sta dietro, nel momento in cui io mi sposto e vado dietro alla sua scia, vengo esposto, anche se lui ha la mascherina, perché comunque le mascherine che noi abbiamo hanno uno sbuffo laterale, ma ipotizzando che quando uno fa un'attività sportiva la mascherina se la tolga, se non trova nessuno, quello dietro fino a 4 metri può beccarsela. E se pensiamo che uno magari comincia a correre, la scia comincia a diventare di 10 metri. E se questo addirittura va in bicicletta, siamo ai ciclisti che stanno normalmente in scia proprio per fare anche meno fatica, la distanza dovrebbe essere di 20 metri. Allora, queste cose noi dobbiamo dirle ai nostri candidati, atleti, eccetera, eccetera. E l'altro aspetto è noi normalmente respiriamo 4, 5, 6 litri al minuto perché siamo a riposo. Ma un atleta quanto respira? Molto, ma molto di più. Ecco, allora, dottore, un secondo che sentiamo anche Nicola Bernardi, visto che anche il basket è sport di contatto. Nicola, è arrivata oggi pomeriggio la notizia ufficiale, Eurolega ed Eurocup sono finite, anche in Europa le competizioni di pallacanestro hanno issato bandiera bianca, anche il basket europeo si è arreso, Virtus Bologna e Reyer Venezia avranno comunque un posto nell'Eurocup 2020 e 2021. Il calcio invece non ne vuole sapere, a quanto pare basket, rugby, pallavolo, tutti, a parte che la pallavolo non è propriamente uno sport di contatto, però diciamo che gli sport di squadra di contatto, tranne il calcio, hanno capito che in queste condizioni effettivamente è molto ma molto difficile. E devo dirti che noi come Lega Basket già a marzo, su pressione delle società fra l'altro,
la Lega Basket ha fermato tutti i campionati dalla 2B e poi la federazione ha fermato i campionati successivi regionali, è rimasta solo la 1 per gli interessi economici di cui abbiamo parlato già qualche settimana fa qui da te. E credo che, come diceva anche Stefano Edel, la situazione sia talmente diciamo difficile che abbia poco senso, aveva poco senso continuare anche a livello di Eurolega. Evidentemente la decisione era difficile per gli interessi che questa decisione legava, ma credo che sia una scelta giusta per il basket, insomma, per quel che abbiamo avuto modo di verificare noi, e senz'altro anche desiderio della maggior parte delle società. Per cui credo che la decisione dell'Eurolega sia sicuramente da rispettare, forse poteva arrivare anche prima, perché credo che a oggi la situazione non sia peggiore di quella di un mese fa, e mi stupisce che questa decisione sia stata presa così tardi. L'unica sorpresa è questa, potevano prenderla anche loro un mese fa, non sarebbe cambiato nulla. Mi correggo, Simone, sì. Perché leggendo un attimo, stavo guardando il giornale, le partite di Serie A da recuperare sono 12 giornate, più i recuperi, quindi certo. Se partendo il 20 giugno, giocando ogni tre giorni, ce la farebbero, però ragazzi, come già è stato giustamente esposto, e poi mi fermo qui, il rischio di infortuni, il rischio di contagi, il rischio di tutto, secondo me, è molto alto. Anche perché, dottor Schiavon, giustamente stavamo analizzando l'aspetto fisico del calciatore, dello sportivo, però è anche vero che c'è un aspetto mentale, e spesso e volentieri, se non sempre, la mente incide sul corpo, quindi c'è il rischio di contrarre, tra virgolette, il coronavirus, di avere un infortunio a livello fisico, ma c'è un rischio anche di avere un decadimento a livello mentale in queste condizioni. Beh, sicuramente. D'altra parte, scusate, io adesso più di tanto chiedo anche a Stefano, ma quando si fa la pausa estiva, poi non c'è la ripresa e la preparazione dura un tot e si comincia? Dura una ventina, di solito vanno in ritiro dai 15 ai 20 giorni, appunto. Quanto dura? Nel basket dura 6 settimane almeno. Se parte e si esplode. Io ho l'impressione che ci siano più aspetti, diciamo così, come si diceva, economici che reali. Ecco, prima di passare al basket, perché ricordo che la Virtus festeggia un grande appuntamento proprio oggi, 25 di maggio, tra poco ne parleremo e vedremo anche delle immagini dell'epoca con il vicepresidente Nicola Bernardi. Un'altra domanda riguarda la terza serie, la Serie C, perché è notizia di oggi che in Germania, a quanto pare, anche la terza serie riprenderà. Allora io a questo punto ti chiedo ovviamente, Stefano, di essere stringato. Quante probabilità ha la Serie C, la Lega Pro, di riprendere anche in Italia? Anche se Castellacci, il medico della Nazionale, ha detto che dà ragione ai medici della Lega Pro, non ci sono i presupposti per la ripresa in Serie C. Ma difatti questo è il nodo cruciale. È per fortuna che abbiamo anche Maurizio presente. Cioè, se si dà un peso notevole a tutte queste disposizioni, norme previste dal protocollo medico-scientifico, quindi si riconosce agli esperti la voce in capitolo per decidere se si possono fare certe cose o se si possono, se ne possono fare, e quindi per poter riaprire, non si capisce per quale ragione la Lega Pro dovrebbe ricominciare con 60 medici su 60, 59 perché la Juventus Under 23 in realtà, 59 medici su 59 che hanno detto no, non ci sono le condizioni per poter rispettare questi protocolli. Quindi mandare giocatori allo sbaraglio, giocatori e tutto quello che ne consegue. Allora, io cerco di essere concreto. Siccome qui si va avanti di settimana in settimana e siamo arrivati ormai alla fine di maggio e quindi ci avviciniamo a quello che è il periodo più caldo dell'anno, allora siamo realisti.
se proprio deve partire anche la Lega Pro, facciamo eventualmente soltanto i playoff e i playout, perché voglio dire, e vediamo chi ci sta, perché poi comunque non abbiamo toccato un aspetto, io lo sfioro, che è quello che riguarda tutto il mondo professionistico. Il 30 giugno scadono tutti i contratti, allora tu puoi anche decidere in una situazione di emergenza di prorogare in uno stato di emergenza i contratti di 2 mesi per arrivare alla fine di agosto e cercare di, come dire, esaurire il calendario compresso che ci sarà. Però quanti giocatori mentalmente, questo è un aspetto che è stato giustamente sottolineato, si sentiranno in dovere di dare il massimo sapendo che magari dopo 2 mesi possono cambiare aria? Cioè, qui va fatto un discorso, è una rivoluzione totale, perché noi andiamo incontro, è come quando giochi a mosca cieca che vai a cercare a tentoni qualcuno. Qui si va incontro ad un futuro che nessuno di noi in questo momento può anticipare o preconizzare. Ecco perché io dico che è troppa fretta. Ma c'è troppa fretta, oggi ci sono stati più di 50 morti, ci sono 300 casi positivi in Lombardia. Come fai ad andare a giocare in Lombardia mentalmente con la testa sgombra? Varrebbe per qualunque disciplina, dal basket al volley, al rugby, figuriamoci al calcio. Cioè, Simone, possiamo dire sì, si riparte perché bisogna ripartire, perché qualcuno vuole ripartire. Perché in realtà il vero problema, e ho finito e mi taccio, è che la federazione ha paura dei troppi ricorsi che ci sarebbero, e con troppi ricorsi sarebbero carte e lungaggini in tribunale che metterebbero in grave pericolo anche l'inizio della prossima stagione sportiva. Dottor Schiavon, prima di parlare di basket, ne abbiamo già avuto un assaggio relativamente al campionato tedesco, alla Bundesliga. Quello che vedremo in Italia sarà un surrogato di calcio? Tra l'altro, io, guardate, ho avuto il piacere di seguire una trasmissione del presidente del CONI in Malagò, e facevo paragone tra il campionato tedesco e quello nostro. C'è una piccolissima differenza: che i nostri sono dipendenti, hanno tutto pronto. Non ho sentito, Maurizio, puoi ripetere che i nostri non sono liberi professionisti, ma sono inquadrati come dipendenti, quindi con una responsabilità incredibile del presidente della società, ma soprattutto del medico della medico, società, certo, che deve controllare ogni volta. Adesso, tu prima, Stefano, ti lamentavi di questo triage, ma tu pensati che il medico non sa dove il soggetto sia vissuto, se sia andato al supermercato, hai capito? O se abbia incontrato, anche se il giorno precedente era sano. Quindi certo, cosa facciamo? Gli facciamo i test ogni giorno, ma la risposta non c'è immediata. Cioè, diventa una cosa veramente molto complessa. E la nel protocollo, leggo qui, che è stato approvato. Allora, tamponi ogni 4 giorni e test sierologici ai tempi zero della ripresa e ogni 2 settimane. Ma ti rendi conto che non riusciamo a farli noi cittadini? Come si fa? Ma poi, anche se fai il tampone, ti dico che noi medici ce lo fanno, ovviamente per motivi, diciamo così, di sorveglianza, ma la risposta non ce l'abbiamo mai subito. Ah, appunto. Ce l'abbiamo nel momento c'è proprio velocità, ce l'andiamo con 3 giorni, quindi tu hai fatto un controllo oggi e sai da 3 giorni. Cioè, è una cosa. Tra l'altro, il paragone con Germania, che diceva, ma lì il clima non è mica come il nostro, giusto. Pensatevi come uno gioca a luglio, fine giugno, luglio, che adesso, ieri, l'altro giorno, erano 26-28 gradi. E ma diciamo, come diceva prima Stefano, alle 4 del pomeriggio, quando diciamo a chi vuole fare un'attività fisica in questa stagione, devi andare alle 6 di mattina o alle 9 di sera, ecco, alle 9 di sera potrebbe anche essere. Bene. Ma se no, alle 4, alle 5.
una cosa. Vi devo purtroppo interrompere perché la puntata, lo dicevo, è ricchissima e il tempo è tiranno. Adesso vediamo, introduciamo la grande ricorrenza di oggi, Virtus Basket Padova, che torna in Serie B dopo 20 anni. Vediamo queste immagini prima di parlarne con il buon Nicola Bernardi. Prego, regia. Il 25 maggio di 5 anni fa eravamo a Rubano, Virtus Basket Padova conquistava il ritorno in Serie B dopo 20 anni di purgatorio. Che cosa ricordi di quei momenti, Nicola? Beh, è stato il compimento di un progetto che era iniziato 3-4 anni prima con il direttore sportivo Massimo Caiolo e il coach Massimo Friso. Insieme a loro avevamo deciso di ripartire con una squadra giovane fatta di ragazzi, con ragazzi del vivaio, che in questi appunto 3 anni sono cresciuti, e il compimento di tutto quel lavoro è stata questa festa che stiamo vedendo, che ha terminato una stagione strepitosa dove i ragazzi avevano raggiunto forse il massimo dello stato di forma. Abbiamo fatto una serie playoff con altre 3 avversarie in gare di andata e ritorno. E ricordo vittorie di 20-25 punti. Questa partita l'abbiamo vinta di più di 30 punti, cioè veramente ragazzi che avevano raggiunto un livello fisico eccezionale e che così hanno premiato l'impegno nostro, della società, ma soprattutto di chi li ha seguiti in questi anni per arrivare proprio al momento giusto, al massimo delle forze e completare con questa promozione un progetto che ha meritato di essere perseguito. Devo dire che quella squadra era fatta appunto con 9 ragazzi nati nel nostro vivaio. Di questi 9, uno però era un po' particolare, perché era Leonardo Busca, che arrivava direttamente dalla Serie A dopo un lungo, lui era andato via da noi 20 anni prima, giocato sempre in A1 e in A2, e 2 anni prima di questa finale, l'anno prima di questa finale, aveva scelto di aderire al progetto, di fare da chioccia a questi ragazzi, ed è stata l'apoteosi, perché far ritornare a casa un campione che torna nella sua società a rivestire i panni di capitano dopo 20 anni e riporta la società e la squadra in serie, in un campionato, nella terza divisione nazionale, è stato veramente una festa nella festa. Devo dire un fatto curioso, che quell'anno, ricordo, nel precampionato noi avevamo fatto appunto una buona squadra, e a Padova il Petrarca, torno a discorsi vecchi che tanto si fanno, il Petrarca quell'anno era tornato anche lui in Serie C, non mi ricordo se avesse preso i diritti, mi pare avesse preso i diritti, aveva fatto una squadra forte prendendo fra l'altro un americano. E questo, come nella rivalità, nei derby, ci ha stimolato. L'ultimo giorno di mercato ci offrirono 2 giocatori, uno forte, che Juan Carlos Canelo, che era un ragazzo che veniva dalla Virtus Bologna, che aveva fatto anche un paio di partite in Eurolega, per cui, che però aveva avuto una carriera in discesa veramente molto ripida,
L'anno prima aveva fallito in B e sembrava destinato ad abbandonare la categoria. Noi l'abbiamo preso perché conoscevamo il ragazzo nei tempi in cui era veramente forte, ma poi perché avevamo questa voglia di poter competere con i cugini. E insieme, sempre il giorno dopo, mi pare, ci offrirono un ragazzo di 2,20 m che veniva dalle Repubbliche Baltiche, adesso non da Riga, che noi non conoscevamo. L'abbiamo fatto venire giù la domenica prima della partita di esordio, ci ha più che convinto strabiliato, perché era un ragazzo di 2,20 m, si chiama Pastusenas, ma con una coordinazione e una positività veramente ottime, per cui alla fine abbiamo costruito una super squadra. Una super squadra che ha avuto bisogno di tempo per rodarsi, ma che poi è stata veramente un'armata invincibile. Capitano. E per cui adesso, fra l'altro, oggi è l'anniversario, domani anche sollecitati dai ragazzi stessi, perché 9 sono di Padova, festeggeremo insieme con loro, con le dovute cautele per le normative del Covid, festeggeremo con loro la ricorrenza, e so che verranno tutti a parte Pastusenas, e per cui sono veramente curioso e felice di poterli rivedere, anche se devo dire che questa era l'epoca giusta, era il calendario giusto per festeggiare qualcos'altro, nel senso che se non ci fosse stato il Covid, probabilmente quest'anno l'Antenore Virtus avrebbe potuto provare a fare la promozione, quella che conta, cioè dalla Serie B. Tu sai, noi eravamo terzi in classifica, avevamo vinto con i primi l'ultima domenica di febbraio, e per cui eravamo veramente lanciati, la squadra stava andando molto bene, e per cui c'erano tutte le sensazioni perché in questo periodo ci fosse da festeggiare, oltre che questa ricorrenza, anche magari qualcosa di ugualmente importante. Però va benissimo così, anzi, siamo orgogliosi di ritrovarci con i ragazzi e di poterli ringraziare per questo grande passo che hanno fatto fare, che hanno fatto loro e che hanno fatto fare alla società. Nicola, volevo soltanto aggiungere che di quella grande squadra faceva parte il capitano attuale Federico Schiavon, che abbiamo visto tagliare la retina del canestro a fine match, no? Infatti lui è un ragazzo che anche lui è nato dal mini basket, è sempre stato con noi e con orgoglio portiamo avanti. Devo dire che se guardo alle squadre con cui abbiamo giocato 5 anni fa, non ce n'è una che ha conservato i giocatori di quel tempo. Noi abbiamo questa caratteristica, ci innamoriamo un po' dei nostri ragazzi e nei limiti del possibile cerchiamo di conservarli e di poter crescere insieme con loro. Federico è diventato nel frattempo capitano, in quelle immagini il capitano non era Federico, anche se lui ha tagliato la retina, ma il capitano era Leo Busca, ovviamente, però Federico da lì ha proseguito e adesso da 2 anni è il capitano della nostra prima squadra, e anche lui è un messaggio, nel senso che è un ragazzo, ripeto, padovano, cresciuto da noi, aveva 6 anni quando giocava da noi, gioca ancora da noi in Serie B e ha lottato per cercare questa promozione in Serie A, per cui bene, siamo contenti di questo. Bellissime queste immagini, emblematiche. Ricordo che la mission della trasmissione è l'essenza dello sport vero. Noi vogliamo trasmettere soltanto i valori positivi dello sport. Questa è la mission di Caffè Sport. Comunque, torniamo all'attualità, Nicola. Allora, dicevamo, oggi sono appunto 5 anni dal ritorno in Serie B dopo un purgatorio durato 20. Complimenti a Virtus Basket Padova, che continua ad avere grandi ambizioni, ce l'hai appena confermato. Per quanto riguarda la massima serie, la Serie A, lo sappiamo, è ufficiale, la stagione 2020 e 2021 sarà senza retrocessione, di conseguenza l'anno successivo vedrà addirittura 20 squadre. Tu che cosa ne pensi? Allora, tu sai che io sono consigliere di Lega, certo, di Serie B, e per cui queste cose le ho vissute all'interno della Lega. La Lega di A2 non è contenta, ti devo dire la verità, di questa decisione della Serie A1.
Credo che però le questioni economiche in questa fase a cui andiamo incontro siano veramente difficili, e per cui può avere una logica questo conservare, dare tranquillità a chi fa investimenti così grandi come richiede la 1 di basket, per cui credo che si possa diciamo sostenere la decisione. Devo dire però che in Italia il volley, mi pare, 2 anni fa aveva fatto un campionato senza retrocessioni. Non siamo molto abituati a questa formula e siamo abituati da sempre che le squadre lottano per vincere il campionato e per essere promosse. Non lo so, vedremo. Ripeto, questioni di futuribilità, di situazione economica lo giustificano, però un campionato anche senza retrocessioni può portare a una parte di stagione con poco significato, dove lottino solo le prime che stanno andando a lottare per lo scudetto e per i playoff, e potrebbe voler dire poca concentrazione, rilassatezza indietro, dove non c'è nella parte di destra della classifica, non avendo il terrore o l'obiettivo da evitare della retrocessione. Per cui non lo so, lo vedremo, è la prima volta che succede nel basket. Avremo modo di vedere se sarà un fattore positivo. Che quello che è molto bello anche l'ultimo messaggio: ci hanno già tolto il pane, ci toglieranno anche il circo, ovviamente con riferimento al fatto che al massimo 300 persone tra addetti ai lavori e protagonisti della partita potranno presenziare allo stadio durante il match. Siamo in attesa adesso di metterci in contatto tramite Skype anche con il coach di un'altra grande realtà molto ambiziosa, che è Imoco Volley di Conegliano. Io intanto chiedo al dottor Schiavon, le chiedo veramente di essere breve perché purtroppo il tempo è quello che è. C'è differenza a livello di medicina sportiva relativamente alla valutazione dell'idoneità agonistica di un calciatore, di un giocatore di basket o di un giocatore di pallavolo? Mi scusi se magari la domanda è abbastanza semplicistica, però se riesce magari a darci qualche indicazione. Intanto saluto anche il coach Daniele Santarelli, coach di Imoco Volley Conegliano. Ben trovato, coach. Grazie, buonasera a tutti. Tra poco saremo da te. Allora, dottore, allora, in poche parole. Tutte e tre le discipline che citava rientrano nella famosa categoria tabella B della federazione, della legge che tutela lo sportivo, e quindi per tutte e tre sono obbligatori alcune indagini che sono l'esame delle urine, quello più semplice, la spirometria, la visita clinica, la prova da sforzo, e quindi praticamente tutte e tre sono simili dal punto di vista della valutazione. È chiaro che poi sarà lo specialista in medicina dello sport che differenzia in funzione di quello che visita, e quindi dell'atleta che visita e considera che tipo di attività andrà a svolgere. Cioè, in pratica è un'idoneità specifica. Cioè, io se a un certo punto voglio dare l'idoneità a Nicola, devo dire che farà basket. E se lui vuole fare anche calcio, dovremmo considerare che oltre che al basket potrebbe in teoria fare anche calcio, ma andremo a vedere, valutare una serie di parametri fisici e di idoneità specifica. Stefano Edel, rapidamente, perché come vedi il tempo è quello che è, che cosa pensi allora alla fine, quando avrà inizio questo benedetto campionato di calcio di Serie A? Facciamo un pronostico. Ma io credo che giovedì, con questo incontro tra governo e Federcalcio, verrà posto un paletto finalmente chiaro, definitivo, sulla data di inizio. Penso che, in base appunto a quello che ti dicevo in discrezione dell'ultima ora, il 13 giugno ci sia la giornata dei recuperi, e poi le 12 giornate che mancano alla conclusione della Serie A partiranno dal 20 giugno con partite ogni 3 giorni. Quindi non esistono residui di dubbi in merito alla ripresa del campionato? Ma io credo che la Serie A parta,
Poi sulla Serie B e sulla Lega Pro ho qualche perplessità. Sulla Serie B, intanto la Serie B parte, ha sempre detto che parte almeno dopo che la Serie A è riscattata dai blocchi, quindi si presume che se tanto da tanto la Serie B parta alla fine di giugno. Ma la B non ha problemi di scadenze, di date, perché ricordiamoci, tutto questo, questa fretta è motivata dal fatto che poi ci saranno le coppe europee da esaurire. Cosa che purtroppo, lo dico per Santarelli, nel volley non è più successo, perché gli hanno cancellato anche la Champions e quindi non hanno potuto più programmare nulla. Io ti ripeto, grosse perplessità sulla B e sulla C. Ti dicevo anche che, tra l'altro, e chiudo, 300 persone sono ammesse in tutto per una gara di Serie A, ma in B e in C saranno molte di meno, quindi si scenderanno. C'è chi dice 170, chi 200, però insomma io ripeto, te l'ho già detto in altre occasioni, questo non è più calcio a porte chiuse. Per me non è, ha perso completamente il suo significato, come una partita di pallavolo, una partita di basket, di rugby. È come se la Formula 1 e il motomondiale, che si sono fermati anche loro, ripartissero senza pubblico. Ma che senso ha? Cioè, spoetizzi tutto. Poi parleremo di calcio dilettanti, torniamo adesso al basket rapidamente. Nicola, prima di parlare delle ambizioni di Moco Volley, ti chiedo le ambizioni di Virtus Basket Padova, perché queste ambizioni rimangono e sperate ovviamente di riprendervi quanto vi è stato tolto quest'anno dal coronavirus. Sì, devo dire, certo, l'intento è assolutamente quello, dobbiamo ancora confrontarci con chi ci supporta, è fondamentale riuscire ad avere la conferma di chi ci aiuta in questo percorso, e questo non l'abbiamo ancora fatto, se non molto parzialmente, per cui i prossimi giorni, le prossime settimane saranno decisive in questo senso. Il primo incontro lo faremo poi con il coach per capire se c'è la possibilità di proseguire, che noi assolutamente vorremmo continuare, perché come dici tu ci piacerebbe riportare avanti il più possibile questo gruppo e ritentare con loro. A proposito di quello che hai appena detto e che si stava discutendo, devo dire che Lega Basket ha assolutamente detto no al campionato, alla partenza del campionato a porte chiuse, per cui la Serie A2 e la Serie B non partiranno a porte chiuse, e in virtù di questo c'è una proposta di Lega Basket che prevede, siccome si dice, come si dice, di sicurezza non ce ne sono, si dice che porte aperte possa essere, non so perché, ma le voci sono queste, le voci a livello di federazione, possa essere verso dicembre, gennaio, questo è l'input che abbiamo ricevuto in Lega, e per cui abbiamo proposto che appunto che il campionato parta all'inizio di gennaio e sia un campionato a porte aperte, e nel periodo da ottobre a dicembre, prima di Natale, abbiamo proposto sia per la 2 che per la B una supercoppa a porte chiuse, seguita in streaming per tutte le squadre e tutte le partite, con collegamento streaming per chiunque voglia vedere le partite. Questa è la proposta per il basket, che nel caso venga confermata che le porte chiuse saranno obbligatorie, noi non giocheremo il campionato a porte chiuse, proprio per quello che diceva Stefano, che non ha senso neanche in Serie B giocare senza avere il contorno del pubblico. Bene, passiamo alla pallavolo femminile, abbiamo in collegamento Daniele Santarelli, senza esagerazioni il coach di una delle squadre più forti, direi, a livello mondiale. Daniele, si parlava poco fa di quanto è stato tolto a Virtus Basket Padova da questa emergenza sanitaria. Sicuramente l'Imoco Volley di Conegliano ha tanti ma tanti rammarichi, perché era una stagione, direi, strepitosa, no? Sì, assolutamente sì. Partiamo dal presupposto che tutti quanti abbiamo pagato a caro prezzo questo lockdown. È stato davvero incredibile quello che è successo, credo che nessuno di noi si aspettasse una cosa del genere. A noi ci è capitato nel momento in cui stavamo facendo un'annata per certi aspetti straordinaria, la società
ha bruciato le tappe e in pochi anni era riuscito a costruire un roster che potesse puntare a tutto, perché questa è la realtà dei fatti, senza esagerare. Sapevamo che per noi era, poteva essere una stagione importante, ogni anno facevamo un gradino in più, uno step in più, quello che stava succedendo quest'anno per noi era importantissimo, da prima la riconferma del gruppo, poi l'acquisto di un giocatore come Paolo Egonu, la prima partecipazione al mondiale per club con il titolo vinto, diciamo che stavamo andando molto bene, 3 trofei in pochi mesi e poi ci siamo fermati nel momento più bello. Veramente questo è quello che è successo, stiamo digerendo adesso quello che è capitato. Immagino, Daniele, veramente un peccato, però Imoco Volley Conegliano è proiettata verso il prossimo futuro. Sappiamo che il presidente Garbellotto, che è stato nostro ospite, oltre che ovviamente intervistato spesso e volentieri su Radio Sportiva, è molto ambizioso, non solo lui, anche Pietro Maschio. Sono arrivate Lulu Gichel dal Nantes, poi è arrivata anche Lara Caravello, friulana, 26enne, questo è l'ultimo arrivo, ma ci sono tante grandi conferme, in primis il libero Monica De Gennaro, poi il capitano Joanna Volosh e ovviamente la superstar Paola Egonu. Questi sono appunto sintomi di grande, grande ambizione. Assolutamente sì, la società vuole provare a recuperare il tempo perso, lo ha fatto ripartendo alla grande, diciamo che questo lockdown ci ha un pochino accelerato il mercato, di solito il mercato è un po' spostato fra maggio-giugno, noi abbiamo un po' anticipato il mercato, ci siamo mossi molto presto per cercare di prima di tutto riconfermare le giocatrici che hanno fatto molto bene a Conegliano e poi provare a diciamo creare un gruppo di 14 giocatrici che potesse essere intercambiabile e ci potesse dare la possibilità di competere su tutti i fronti. Non sappiamo ancora che tipo di competizioni giocheremo, però sono sicuro che la rosa che è stata costruita dalla società è una rosa importante. Noi vogliamo essere protagonisti, questa è una società giovane con presidenti ambiziosi, con tanti sponsor che ci hanno affiancato, è una società che è cresciuta tantissimo, forte, e quindi anche in un momento di difficoltà come quello che è capitato e che sta tuttora accadendo, diciamo, vuole rialzarsi più forte di prima. Bene, adesso vediamo un video con il collage delle foto, dei contributi filmati relativi alle ragazze che sono state confermate, alle ragazze che sono arrivate, e poi Dulcis in fundo, un video che abbiamo già proposto ma che riproponiamo molto volentieri. Prego, regia. Questo era il messaggio proprio del coach Daniele Santarelli e di sua moglie Monica De Gennaro. Ma coach, chi è più bravo a pallavolo tra te e tua moglie? Che domanda, che domanda, non sarei qui a fare l'allenatore. Infatti ha fatto punto lei, eh? Non c'è ovviamente confronto, assolutamente, non c'è mai stato. Però me la cavicchio ancora, nonostante sono un po' di anni da quando ho smesso di giocare, quasi 10 anni. Mi piace ancora giocare, poi se lo faccio con lei è un po' più semplice, no? Diciamo che corregge i miei errori. Daniele, io mi sono segnato alcune curiosità. In primis, ricordiamo che oltre al gentil sesso, tu hai allenato anche i maschi tu sei umbro e si sente anche dall'accento, no? Sei nato a Foligno, correggimi se sbaglio. Questa sì, è sì. La tua carriera, spero che sia
esaustiva che sia completa, perché a volte per motivi di spazio non riusciamo a inserire tutte le formazioni, le squadre con cui un atleta ha militato. Ma tornando a te, mi risulta che tu abbia allenato il grande Ivan Zaitsev nell'Under 14 a Foligno. Sì, esatto. È successa una vita fa, veramente. Erano i miei primi anni da allenatore, lui era un bambino davvero piccolo, me lo ricordo. Io giocavo nella categoria nazionale della mia città, lui giocava nel giovanile perché il papà era il mio allenatore. È successo che ho avuto la fortuna di allenare questo piccolo talento, era ancora veramente molto lontano dal giocatore che è adesso, però si vedeva già che aveva qualcosa in più. Per me è stato un piacere, un orgoglio, tuttora siamo legati nonostante gli anni passati, sono passati davvero tanti anni, ma quando mi è capitato di rivederlo, diciamo che abbiamo scambiato volentieri due parole sul passato. Poi quando mi è capitato di rivederlo qualche anno dopo, prima era 20 centimetri più basso di me, dopo era diventato 20 centimetri più alto di me, diciamo che è cresciuto quei 40 centimetri in 2 anni, quindi è stato veramente uno sviluppo incredibile, però ripeto, era già un talento allora, lo è tuttora. E ricordiamo anche la notizia degli ultimi giorni, Ivan Zaitsev lascerà Modena a seguito del taglio d'ingaggio del 30% causa crisi economica derivante dal coronavirus. Zaitsev firmerà a breve per il Kuzbass Kemerovo in Siberia, 600.000 euro per un anno, secondo alcuni in prestito, secondo altri invece a titolo definitivo. Il contratto firmato da Zaitsev con Modena scadrà nel 2023, però, lo ribadisco, secondo alcuni andrà a titolo definitivo in Siberia. A quanto pare Zaitsev se ne va per una questione di ingaggio. Sì, non sto qui a sindacare, certo, o a discutere la sua scelta, indubbiamente è una scelta per certi aspetti comprensibile, credo che la Russia non è l'Italia, il livello tecnico è comunque molto alto, ci sono 2 o 3 compagini davvero interessanti, forse il campione italiano quest'altro prossimo anno subirà un pochino questo virus, quello che è successo durante questo virus. Credo però che la sua sia una scelta coraggiosa, gli auguro di fare un anno e basta e poi ritornare in Italia, perché tuttora considero il campione italiano il più bello del mondo, quindi io credo che lui non abbia voglia di abbandonare l'Italia per andarsene in Russia, già gli è successo in passato di giocarci e poi di ritornare in Italia, credo che lui volesse rimanere in Italia, Modena ha attraversato un momento di difficoltà, credo che sia stata una scelta, ripeto, coraggiosa, ma un po' condivisa anche con la società. Gli auguro di ritornare in Italia ben presto. Ho altre due domande per te, Daniele, poi purtroppo dovremo lasciarti sempre per motivi di tempo. Io spero di averti magari ospite anche a livello fisico qua a Caffè TV 24. Allora, a me risulta che quando tu hai giocato come libero a Vicenza, eravamo in chiusura di carriera da giocatore, stringesti la mano a Bernardi e per un po' non te la lavasti, è vero? che mi ricordate? Sì, era un mostro sacro. Io fino a qualche anno prima, mi ricordo ancora, collezionavo le immagini di quella generazione di fenomeni. Lui era forse l'emblema di quella generazione lì. Mi ricordo ancora il quaderno dove mettevo le foto e scrivevo cose sui giocatori, quindi per me è stato un onore poterci giocare contro. Lui era al termine della carriera, la sua memorabile, la mia un po' meno, però è stata una bella sfida. Diciamo che poi abbiamo giocato anche in maniera equilibrata, mi ricordo un bel 3-2, quindi lui sicuramente non si ricorda di me, io mi ricordo molto bene di lui. Però adesso ogni volta che viene al Palaverde ci salutiamo molto volentieri. Poi perdonami Daniele, ultima domanda, Davide Mazzanti, attuale CT della Nazionale Femminile di Pallavolo, era coach prima di te a Limoco, potresti anche tu ripercorrere la stessa strada? E mai dire mai, è ovvio che la nazionale italiana credo che sia il sogno un po' di tutti, no? Perché nascondersi? Io devo dire che adesso la vedo una scelta molto lontana, per tanti motivi, perché adesso sto benissimo a Conegliano e non vorrei mai lasciarlo, per come siamo cresciuti in questi anni, diciamo che il percorso che abbiamo fatto insieme con la società, io
la mia crescita personale, la società, in quello, per quello che ha dimostrato in questi anni, è stata una crescita importante. Quindi in questo momento non ci penso proprio ad andare via da Conegliano, mi trovo benissimo con le persone che rappresentano questa società, mi sento molto molto legato. E poi altra cosa, in questo momento c'è Davide in nazionale e quindi non ci penso anche per questo. E ultima cosa, la nazionale non permette il doppio incarico, permette solo l'incarico con la nazionale italiana. Io farei fatica in questo momento mio di crescita fermarmi per 8-9 mesi l'anno per poter fare i 3-4 mesi estivi. Per me sarebbe davvero dura. Però correggimi se sbaglio, tu sei stato anche selezionatore della nazionale croata, giusto? Sì, lo sono tuttora, certo. Però è difficile conciliare. Il carico per me è un po' più semplice, diciamo che la nazionale non è una nazionale di prima fascia, è una nazionale che mi permette di dedicare tanto tempo a Conegliano, è un'esperienza importante per me, spero di farlo ancora un altro anno perché c'è l'europeo in Croazia il prossimo anno e poi in futuro non sappiamo cosa può succedere. Prima della pubblicità, Daniele, poi dobbiamo purtroppo lasciarci, un pensierino della notte per i giovani, per le giovani pallavoliste, per le giovani aspiranti a entrare nel mondo della pallavolo. Ah, io credo che sia uno sport meraviglioso. Io mi sono avvicinato a questo sport per puro caso, stavo facendo altri sport prima, tennis e calcio, mi sono avvicinato alla pallavolo per puro caso, è stata veramente un... non so, un amore a prima vista. Credo che sia uno sport bellissimo, solo chi ha la fortuna di averlo vissuto può capire che cosa si prova. Io spero che torneremo presto a coltivare questa passione e spero che cresca sempre di più questo movimento, perché se lo merita proprio, è uno di quei sport sani, belli, puliti, non solo per famiglie, perché per il termine per famiglia secondo me è riduttivo, però auguro a tante persone il fatto di poter provare a giocare pallavolo, perché veramente è uno di quegli sport dove si dipende dagli altri e non solo da se stessi. Grazie, grazie ancora Daniele Santarelli. Adesso pubblicità e poi gran chiusura. Prego. For Ben, I feel love. For Ben, I feel love. We're gonna make that same. Your and your land. And make it happen. Need and try. Adesso abbiamo in linea telefonica il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giuseppe Ruzza. Ben trovato presidente, mi sente? Sì, sento un po' male. Abbiamo qualche problema tecnico, prego, l'audio. Mi dicono, presidente, che dovrebbe gentilmente abbassare il volume della TV, forse è vicino a un apparecchio televisivo, può essere? L'ho abbassata completamente, ok, adesso mi sento meglio. Grande presidente, ovviamente invito anche la regia a mettere magari una sua foto in sovraimpressione. Eccolo bella, qua, il presidente che sia della Lega Nazionale Dilettanti. Allora, presidente, c'è stata un'importante riunione del Consiglio di Lega, sono emerse molte indicazioni per quanto riguarda il futuro dei campionati dilettantistici. Ovviamente invito anche Stefano Edel ad ascoltare, visto che Stefano aveva alcune domande da rivolgerle, presidente. Allora, la prima domanda che le faccio è: che cosa è emerso da questa riunione? Intanto saluto Stefano, volentieri, e spero che le sue domande siano facili facili, che non siano cattive. No, è emerso che abbiamo sicuramente preso la decisione di cristallizzare, vado in sintetico ovviamente, di cristallizzare le classifiche al momento della sospensione,
permettendo alle prime in graduatoria di avere il diritto di iscriversi alla categoria superiore e in Serie D di fare e di operare quattro retrocessioni come erano previste all'inizio. Questo ovviamente ha scatenato in maniera forse anche giustificata la protesta soprattutto di quelle società che dovevano retrocedere tramite play-out, perché dovevano retrocedere quattro, due direttamente e due play-out, e due tramite play-out. Mentre per i regionali sempre abbiamo cristallizzato le classifiche al momento della sospensione, riconoscendo i meriti sportivi e quindi il diritto per le prime ad accedere al campionato di categoria superiore. C'è stato un po' un impasse sul fatto di retrocedere, quindi qualcuno dice: se riconosciamo i meriti sportivi dobbiamo riconoscerli in alto, ma li dobbiamo riconoscere anche in basso i demeriti e quindi operare delle retrocessioni. Quindi noi, come stragrande maggioranza dei comitati regionali, eravamo un po' come basket di non operare retrocessioni quest'anno, visto l'eccezionalità del momento, però abbiamo paura del Consiglio federale che non succeda quello che è successo con la Serie C, che aveva deliberato la Lega la sospensione dell'attività e che poi il Consiglio federale ha stravolto questa decisione. Quindi abbiamo detto e delegato al nostro Presidente e ai consiglieri di Lega che al massimo potremmo noi arrivare e sopportare una retrocessione. Per quanto riguarda quindi la Serie D, le prime dei nove gironi andranno in Serie C. Relativamente all'eccellenza, promozione e prima categoria, ci sarà l'allargamento della platea da 16 a 18 squadre, in seconda categoria invece si rimarrà a 16 squadre, giusto? Perfetto, questa è una delibera del Consiglio Direttivo del Veneto che per garantire a più società la possibilità di essere ripescate, abbiamo deciso di allargare i gironi da 16 a 18 fino alla prima categoria, quindi eccellenza, promozione e prima categoria. La seconda rimane a 16 per due motivi: primo, perché è gestita direttamente dalle delegazioni, e secondo, per non depauperare il parco società e l'eventuale parco società della terza categoria, che è un po' la base della nostra piramide. Stefano Edel, hai qualche appunto, tra virgolette, da effettuare al buon Beppi Ruzza? Al mio amico Beppi dico solo una cosa. Siete tanto ottimisti, ma tanto, perché io non mi aspettavo addirittura un aumento di squadre dall'eccellenza alla promozione alla prima categoria, appunto con l'innalzamento da 16 a 18. Ma pensavo che seriamente quello che sta accadendo, che a cascata come un effetto domino dalla Serie A si ripercuote fino ai dilettanti, dicevo che questo avrebbe comportato delle riduzioni o delle cancellazioni addirittura, o delle fusioni, come è molto probabile, perché spesso ne hai accennato in altre occasioni. Ci potrebbero essere delle nuove realtà calcistiche che nascono dal congiungimento di due club che magari sono in difficoltà. Ora io ti chiedo, però, con molto realismo, quale tu hai sempre dimostrato, tutto questo in teoria, ma nella pratica tu che cosa ti aspetti? Perché io penso che invece ci sarà parecchio da rimettere le mani su questi organici delle varie categorie. Allora, Stefano, ti ringrazio per la domanda. Intanto devo premettere che ho condiviso e condivido tutte le riflessioni fatte da Stefano, ovviamente, ma anche dal dottor Schiavò. Perché quando si parla di prudenza, di rispetto, di responsabilità, di ricorsi, sono tutti fatti di cui abbiamo discusso. C'è da dire che ad esempio per i ricorsi un risultato è stato ottenuto, perché le nostre società potranno fare ricorsi solamente e direttamente alla Camera di Conciliazione dello Sport del CONI, quindi si saltano i due giudizi della federazione, quindi per accelerare i tempi e permettere un inizio dell'attività in tempi consoni. L'inizio della nostra attività non la possiamo, Stefano, come ben sai, dettare noi in questo momento, ma l'ha detta
l'evolversi della situazione sanitaria. Noi però abbiamo allargato per il motivo che ho detto prima, cioè per fare meno danni possibili, accontentare il più possibile le società. Prima parlavate di investimenti, di programmazione, quindi per rispettare questi investimenti e questa programmazione, ma abbiamo il piano B. Ti faccio un esempio praticissimo: abbiamo, se allarghiamo a 16, a 18, noi abbiamo 36 squadre in eccellenza, due gironi, totale 36. È chiaro che se iniziamo a metà settembre, nel calendario normale, se iniziamo malauguratamente più tardi, non per colpa nostra, perché non siamo praticamente pronti, ovviamente dovremmo rivedere, giustamente come dici tu, e opereremo, abbiamo il piano B, opereremo per esempio tre gironi da 12 e quindi con meno trasferte, con meno giornate di gioco, in modo di poter comunque concludere in maniera abbastanza regolare l'attività della prossima stagione. È chiaro che questi sono provvedimenti straordinari che succedono a un evento eccezionale, non, lo sai benissimo, normato, e quindi dovremmo un po' arrampicarci, però l'importante, io credo, per noi è prevedere sempre il futuro. Ma se va bene, bene, ma altrimenti devi avere subito il piano B, in modo di non trovarti fermo, bloccato e dire cosa facciamo. Le società hanno necessità di risposte. Ecco, Presidente Ruzza, ma a livello economico quali sono state le conseguenze dell'epidemia del coronavirus sulle società dilettantistiche, ovviamente a livello generale? Ma io credo che siano state semplicemente disastrose. Nel senso che, lo sappiamo bene, le nostre piccole società hanno sponsor piccoli, hanno sponsor che sono i ristoranti, i negozi, piccole aziende, neanche medie. E quindi andare a chiedere adesso a questi signori, a queste persone, dammi una mano quando magari hanno il problema di licenziare, di mettere in cassa integrazione, di sanare i propri bilanci familiari, diventa un po' difficile. Io però confido nelle nostre società. Le società del Veneto sono semplicemente eccezionali. Io quando sento i miei colleghi dire ma devo ancora recuperare un po', io dico ma come devi ancora recuperare? Noi, se le nostre società non pagano entro i termini ordinatori, passiamo subito al termine perentorio, che è 4-5 giorni dopo, e nessuna nostra società ha un debito di un euro, per dire. Quindi insomma, noi sappiamo della forza che hanno questi, perché c'è da dire una cosa: se noi dobbiamo giocare per diletto, e quindi voglio dire siamo incerti, perché io concordo pienamente con Stefano quando dice questo a porte chiuse non è calcio, è uno spettacolo, ma è diverso dello sport chiaramente che noi amiamo. È sicuramente, non discutiamo sui motivi, perché la Serie A è giusto o meno che parta, forse anche giusto, insomma, visto l'impatto economico che ha nella nostra società. Io dico invece che i dilettanti, che prima di andare in campo vanno a scuola, vanno in ufficio, vanno in fabbrica e poi vanno a allenarsi, finito l'allenamento se ne tornano a casa dalle proprie famiglie, dai propri figli, dalla moglie, dai genitori. Dobbiamo avere molta molta prudenza e molta molta attenzione. E dopo è stato parlato, l'ha detto sempre Stefano, mi spiace riprendere quello che è stato detto, ma che io trovo estremamente interessante. Ma come si fa ad andare in Lombardia, nei campi di Bergamo, e gioire per un gol? Mi sembra che l'abbia detto anche Prandelli. Ma come si fa a gioire per un gol in momenti del genere? 33.000 morti, 33.000. Di questo parliamo, Dio santo. Insomma, non parliamo di un'influenza o roba del genere. Quindi, voglio dire, la situazione economica è disastrosa. Confido però nella grande capacità dei dilettanti, che sono dilettanti non in senso spregiativo, ma sono dilettanti perché giocano per diletto e lo fanno per passione, lo fanno con il cuore e non chiedono mai nulla. L'unica cosa che devono chiedere in questo momento è una rappresentazione di un giusto diritto. Non vorrei mai che qualcuno scambiasse le richieste di queste società
per una richiesta di questua o di pura elemosina. Non deve essere così, visto anche il valore altamente sociale che riveste lo sport dilettantistico. Presidente, non solo il calcio dilettantistico. Sì, le devo fare un'ultimissima domanda perché purtroppo il tempo è quello che è. Prego, riguarda, io sono un po' loro. Sono arrivati diversi messaggi, uno è eloquente. I nostri ragazzi, ecco, parliamo un po' dei settori giovanili, tanti giovani amano il calcio come amano la pallacanestro, la pallavolo, il rugby e compagnia bella. Presidente, che cosa si sente di dire alle società che investono e cercano di far crescere questi giovani atleti non solo sotto il profilo sportivo ma anche umano? Noi ci saremo. Mercoledì abbiamo un consiglio direttivo allargato ai delegati provinciali e distrettuali dove discuteremo proprio del settore giovanile. Fino adesso abbiamo parlato delle prime squadre, adesso discuteremo del settore giovanile dove, vista la variegata organizzazione nei vari comitati regionali, abbiamo la massima autonomia nell'organizzazione. Noi cercheremo anche là di operare al meglio. Chiaramente abbiamo adesso prima di chiudere gli uffici, avevamo indetto un corso per segretari di società, avevamo avuto 185 adesioni. Riprenderemo magari anche online questo corso in modo di informare e formare il più possibile. E dopo siamo d'accordo con i nostri esperti legali e finanziari di fare fornire un servizio alle società in attesa della ripartenza, ricordando tutte le possibilità di accedere ai crediti agevolati, di accedere alle richieste ai comuni, alle regioni per l'impiantistica, il deferimento di certi pagamenti, come anche le bollette della luce e quant'altro, che sembrano stupidaggini ma che sono invece importantissimi. Questo è un servizio che noi ci impegneremo a dare sin da subito. Dalla prossima settimana speriamo di aprire i nostri uffici e quindi saremo pienamente operativi. Bene, Presidente, io purtroppo la devo salutare, però la invito ancora perché ci saranno sicuramente aggiornamenti sul destino, tra virgolette, sul futuro prossimo del calcio dilettantistico. Grazie al Presidente Lega Nazionale Dilettanti, Giuseppe Ruzza. Grazie, Presidente. Grazie. Ciao, Stefano. Grazie a tutti. Bene, allora, prima di sentire il pensiero della notte, due notizie veloci, tre anzi, visto che proprio oggi hanno riaperto piscine e palestre, ne parleremo prossimamente. Poi ricordo un grande appuntamento relativo a Padova che ospiterà i campionati assoluti di atletica leggera. I campionati avranno luogo a 13 anni di distanza dall'edizione del 2007, venerdì 28, sabato 29, domenica 30 agosto, nel rinnovato stadio Colbacchini. I mondiali di sci a Cortina nel 2021 verranno probabilmente rinviati al 2022. La Federsci vuole evitare un'eventuale impennata dell'emergenza sanitaria e lo svolgimento conseguente dei mondiali a porte chiuse con perdite economiche per decine di milioni di euro. Siamo veramente in chiusura, avevamo altro da farvi vedere e lo faremo nelle prossime puntate. E cominciamo con il pensiero della notte da parte di Stefano Edel, che non manca mai. Beh, a parte che ti ringrazio, non faccio torto a Nicola e a Maurizio. In che cosa ti posso dire? Siamo nella settimana decisiva per il calcio. Mi pare che ormai i nodi siano venuti, come si suol dire, al pettine, e quindi ci aspettiamo le decisioni che debbano essere finalmente definitive, se far mettere in moto questa macchina che, come è stato detto, produce tanto, perché dal punto di vista del fatturato è la terza industria del paese, oppure, parlo della Serie A chiaramente, oppure se bloccare di nuovo tutto e a questo punto mandare, come hanno fatto altri stati, in quarantena, ma in questa volta definitiva, appunto il movimento. Io credo che ci voglia molto senso di responsabilità e molta saggezza. Noi abbiamo approfondito in questa trasmissione alcuni aspetti. Trovo che le scelte fatte dalle altre discipline sportive, a mio modo di vedere, siano state le più giuste possibili, magari con qualche polemica, ma le più azzeccate possibili. Hanno rimesso molto anche loro, certo, forse non come il calcio,
però indubbiamente sono state conseguenze pesanti in tutto e per tutto. Si fermano sport importantissimi che fatturano tanto come la Formula 1 e il moto mondiale, e chiaramente insomma le discipline di squadra sono tutte rimaste ferme al palo. Il calcio tenta questa scommessa. Mi auguro solo che, ecco, che venga fuori una scelta ponderata, meditata, che non ci siano questi pastrocci o questi equivoci che sono venuti fuori anche su questo protocollo ultimo, perché a mio modo di vedere, alla 20ª partita che si giocherà a porte chiuse, qualcuno comincerà a dire: ma che roba è questa? Forse anche prima della 20ª. Ecco perché io temo che lo scivolamento del calcio verso un punto di non ritorno sia veramente molto, ma molto vicino. Mi auguro di sbagliare. Dottor Schiavon, grazie per il suo contributo, il suo pensiero della notte. Il pensiero della notte è che noi, come Medicina dello Sport, siamo inseriti nel Dipartimento di Prevenzione. Questo significa che l'obbligo del medico non è solo quello di curare, ma in questo caso, proprio per lo sport, è quello di prevenire. E quindi, in linea di massima, il consiglio che do anche ai genitori dei nostri ragazzi: state molto attenti, considerate che il virus purtroppo non è ancora superato, muovetevi, perché chiaramente il consiglio è quello di non restare seduti in poltrona a guardare la TV, muovetevi, ma siate sempre molto accorti. Ultimo pensiero della notte del vicepresidente di Virtus Basket Padova, Nicola Bernardi. Ricordiamo ancora che oggi si festeggia il ritorno in Serie B 5 anni fa. Sì, domani invito tutti i nostri tifosi a debite distanze tra loro a partecipare. Ci troviamo in pasticceria San Marco e alla Guizza alle 7 di sera, e potremo fare un brindisi ricordando i tempi in cui si giocava e si correva senza nessun problema di salute, e dandoci anche appuntamento soprattutto con le squadre giovanili, perché stiamo attendendo il protocollo della Federazione Pallacanestro, che è un po' in ritardo rispetto alle altre federazioni, ma appena lo avremo è nostra intenzione ripartire, sempre seguendo i protocolli e con tutte le attenzioni, anche con l'attività giovanile, anzi non anche, con l'attività giovanile. Quella di prima squadra partirà ormai dopo l'estate. Bene, oltre a Stefano Edel, Nicola Bernardi e al dottor Maurizio Schiavon, salutiamo ovviamente anche Daniele Santarelli e Giuseppe Ruzza, che sono intervenuti nella trasmissione. Salutiamo anche il regista Davide Maggiolo, il fotografo Federico Badoer, un saluto anche alle co-conduttrici Melissa Lorenzetto e Alice Pauro, che negli ultimi tempi ovviamente non possono essere presenti. Da parte mia, da parte di Simone Francescone, è veramente tutto. Buona continuazione con Caffè TV 24 e a risentirci anche su Radio Sportiva. Buonanotte. 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 Ciao Maurizio, ciao Nicola. Pronti a ripartire? 4Pen riapre i negozi e mette in saldo tutta la collezione con lo sconto del 20%. Vieni a trovarci e sostieni il Made in Italy. 4Pen ti aspetta in negozio. Energia, che bella parola. L'amore accende energia. L'amicizia accende energia. Il lavoro accende energia. Il pensiero dell'avvenire accende energia. Lo sport accende energia. Antenore. Più energia per il futuro.